Con la domenica in Albis è terminato il lungo pellegrinaggio di preghiera che il cardinale aveva iniziato con la novena indetta per la liberazione dal virus. L'appuntamento delle 19, scandito anche dal suono delle campane, ha visto numerosissime persone sintonizzarsi attraverso internet per essere insieme nella distanza davanti alla Madre del Signore. Ora il testimone della preghiera è passato al territorio diocesano. Ha iniziato la parrocchia di Calderino, la cui chiesa è dedicata alla Madonna del Rosario, e a Calderino subentrerà la zona pastorale dell'Alto Reno, Porretta Terme, e poi via via altre comunità, zone pastorali, vicariati che stanno rispondendo all'appello di 12 porte. L'idea è che il rosario delle 19 prosegua in famiglia o che le singole comunità propongano attraverso i loro mezzi questo appuntamento. La diocesi, attraverso il sito internet e il canale YouTube, continuerà a garantire ogni giorno un collegamento per chi volesse seguirlo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.